Nel giorno del Corpus Domini, soprattutto al sud, si usa anche festeggiare l'onomastico di coloro che portano il nome Salvatore. Io questa cosa non la sapevo, ad esempio, per me è una novità. E appunto, come ha detto Alessia, abbiamo citato queste infiorate, ma adesso andiamo a scoprire cosa sono per chi non le dovesse conoscere. Le origini delle infiorate si fanno risalire alla prima metà del XVII secolo. Si pensa che l'usanza di creare dei quadri per... al Corpus Domini o ad altri soggetti religiosi. Oggi i tappeti floreali sono veri e propri quadri colorati che raffigurano temi religiosi realizzati con petali e corolle e sono davvero conosciuti in tutto il mondo. E proseguendo ci spostiamo a Genzano. Era il lontano 1778 quando per la prima volta le strade di Genzano di Roma si sono riempite di petali di fiori. E da allora ogni anno, in concomitanza con il Corpus Domini, prende forma la tradizione infiorata, che rende questo luogo famoso in tutto il mondo. Appunto, è un'altra famosissima. La tradizione prevede che l'antica via Livia, oggi via Italo Velardi, venga ricoperta di un tappeto infiorato strutturato in 14 metri quadri floreali che si estendono per quasi 2000 metri quadrati, quindi tantissimo. Sì, 14 quadri, 2000 metri quadrati sono anche belli grandi, insomma, mamma esatto, mia. Impiegando circa 415.000 garofani dai colori più svariati e altre essenze botaniche, in modo tale da donare ai quadri il tipico colore vivido e brillante. Esatto, se non avete... Radio.
finita la tua stagione. Amore, con chi parli? Con la vasca. A giugno da Iperceramica c'è un'estate di novità. Sconti fino al 50% su mobili e materiali per ristrutturare il bagno. E con Ristruttura Smart ci seguono con serietà dal progetto alla fine della ristrutturazione. Stagione nuova. Casa nuova. Iperceramica. Vieni, innamorarti di casa tua. Tra tante telefonate inutili, ce n'è una utile, anzi, utilissima, è quella che vi chiede che radio ascoltate e voi che ci ascoltate, ditelo, perché Radio Italia, solo musica italiana, è sempre al vostro fianco. Siate anche voi al nostro fianco. Preghiera a Gesù Crocifisso e la corona dei sette dolori di Maria Santissima. Il numero per preghiere è 0610 610.
del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Recitiamo il credo per professare la nostra fede. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morti, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra. Eccomi, mio amato e buon Gesù, che alla tua santissima presenza prostrato, ti prego col fervore più vivo di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non più offenderti. Dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Recitiamo ora la corona dei sette dolori di Maria Santissima. Primo dolore. Maria nel Tempio ascolta la profezia di Simeone. Simeone. Misericordia, ricordaci ogni giorno la passione di Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria.
benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Secondo dolore. Maria fugge in Egitto per salvare Gesù. Un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò, perché Erode sta cercando il bambino per ucciderlo. Giuseppe, destatosi, prese con sé il bambino e sua madre nella notte e fuggì in Egitto. Morto Erode, un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre.